Buongiorno a tutti! Ma chi sono io? Io sono Simona, ho un canale qui appunto su YouTube dove tratto di argomenti quali make-up, skincare, hair care, insomma un po' di tutto. Ogni lunedì troverete sempre un mio video online. Per sostenermi e per non perdervi o qualsiasi tipologia di contenuto, vi invito a iscrivervi al mio canale e a cliccare sulla campanella per non perdervi nulla. Video particolarissimo perché non lo direste mai, forse, non so, ditemelo. Ma io sono truccata praticamente con prodotti totalmente differenti da questo lato a questo lato. Ho utilizzato appunto prodotti low cost e prodotti high cost. È una tipologia di video che ho visto fare spesso qui su YouTube, non l'ho mai fatta, non so perché, ma in realtà probabilmente perché non ero mai realmente ispirata a fare un video del genere. Ci tengo a farlo adesso perché in uno degli ultimi video una di voi mi ha fatto notare che sto utilizzando tantissimi prodotti high cost ultimamente, quindi non accessibili a tutti. C'è stata anche una mezza critica rispetto al fatto che io sto utilizzando tantissimi prodotti appunto costosi solo perché me li mandano, ma non è così, perché sapete benissimo che dalla storia dei tempi io acquisto e investo i miei soldi in prodotti sicuramente da profumeria, essendo una makeup artist e essendo appunto una persona professionale. Io comunque acquisto per testare, per provare sempre la base perfetta, l'ombretto perfetto, il correttore perfetto. E quindi purtroppo, a mio avviso, la stragrande, la maggioranza dei prodotti validissimi li troviamo sicuramente con una tecnologia particolare e quindi in profumeria. Ciò non toglie però che moltissimi prodotti drugstore economici valgono anche di più di prodotti cari, ma lo scoprirete nel resto del video perché vedrete insieme come magari alcuni prodotti come il correttore da questo lato, nonostante abbia un costo più basso di questi qui che ho utilizzato qui, performa molto molto meglio. La stessa cosa vale per il rossetto, praticamente ho due rossetti diversi, sono identici sia come formula, come durata, come tutto. Ultima cosa e poi vi lascio il video. Ci tenevo a dirvi che negli ultimi anni appunto io sono sempre stata molto selettiva nell'acquisto dei prodotti e quindi nell'investire i miei soldi, proprio perché credo sia più difficile oggettivamente trovare una recensione di un primer che costa 70 euro rispetto a un primer che ne costa 10. Poi ciò non toglie che sicuramente ci saranno contenuti sul mio canale da oggi in poi dove utilizzerò comunque anche prodotti low cost, quindi io accetto sempre le critiche, però cercate di capire che in un certo senso io cerco di darvi anche di fare anche una differenza, no? Di darvi un qualcosa in più che difficilmente magari trovate in giro. Niente, io spero che questo video vi piaccia, vi lascio il video. Ho già idratato viso e contorno occhi circa qualche ora fa e adesso sono pronta per truccarmi. Da questo lato faremo un make-up un po' più low cost, da quest'altro con i prodotti un po' più high cost. Ero indecisa con il primer viso da questo lato e quindi mi sono lasciata un attimino conquistare da un prodotto che avevo a cassetto, che non avevo mai utilizzato, low cost. L'azienda è Glossip, che è un'azienda italiana relativamente nuova. Questo è un primer riempitivo, quindi che va bene sia per le rughe sia per le imperfezioni, quindi va un attimino a levigare la pelle. Ha una stranissima consistenza perché sembra una crema molto soffice, poi quando si stende si avverte questa leggera consistenza siliconica. Da quest'altro applicherò invece il Veil, il mio primer preferito di sempre, che ha una texture molto particolare perché sembra lattiginosa. Il Veil è un prodotto best seller di Hourglass proprio perché funziona benissimo, costa un rene, però devo essere sincera, non crea spessore. Rispetto a tanti primer che trovate in commercio, insomma, questo fa la differenza, secondo me. Da questo lato ho scelto il fondotinta Fit Me di Maybelline nella colorazione 120 per pelli da non normali a grasse. È un fondotinta che io ho usato per un po' di tempo. Mi piace tantissimo perché dura veramente tanto durante la giornata e non si lucida tantissimo. Per essere un fondotinta low cost fa veramente il suo lavoro, che è forse l'unica, diciamo,
pecca è che normali grasse dovrebbe essere lievemente più coprente. Da quest'altro invece andiamo con il Luminous Silk di Giorgio Armani. La colorazione che uso io è la 5.2. Questo invece è un fondotinta che in realtà ho scoperto da poco perché è uno di quei best seller sempre dell'azienda di Giorgio Armani in questo caso. Ma io di questo brand ho provato altri tipi di prodotti e non questo, paradossalmente. Infatti, se mi seguite da poco, se avete visto da questo mio ritorno su YouTube, è un fondotinta che ho comprato tipo a settembre e mi piace tantissimo perché ha una coprenza da medio anche alta, però l'effetto è un po' più sheer, un po' più semi-trasparente, un po' come piace a me. Per coprire le mie occhiaie ho scelto dal lato low cost di utilizzare i Born Glow di NYX, che sono dei correttori veramente pazzeschi, che per farvi un esempio, se ve li mettessero in dei flaconcini e non sapreste che sono di NYX, quindi di un brand relativamente economico, pensereste che non so, sono i correttori più cari al mondo perché hanno una coprenza medio-alta, non segnano, lasciano la pelle super levigata e coprono bene l'occhiaia. I colori che uso io sono soft beige e per illuminare light ivory. Quindi ho appena steso soft beige, ma vado a dare giusto due puntini di light ivory e lo porto anche un pochino sugli zigomi. Da quest'altro lato, non so se notate questi occhiali più forti che ho ultimamente, vado ad utilizzare i due correttori di NARS, i Radiant Creamy Concealer, che mi piacciono da morire, Kunstard e Vanilla. Kunstard mi serve tantissimo per andare a correggere l'occhiaia perché è un pescato molto chiaro comunque. Sono dei correttori super leggeri anche qui, forse lievemente più coprenti di questi altri. E ragazzi e ragazze, posso dirvi che questi qui sì, fanno il loro lavoro, sono meravigliosi. Però forse preferisco i NYX ai NARS. Non so se li avete mai provati questi qui, ma veramente sono ottimi. E ora illuminiamo con Vanilla. Parte economica, fisserò tutto con la cipria Fit Me, sempre della stessa linea di Maybelline, che in realtà c'ha la sua spugnetta che prevalentemente è consigliata per un ritocco. Io consiglio sempre pennellone. Questo di Neo Cosmetics è veramente molto comodo, pratico, fissa bene, leggero, meraviglioso. È una cipria leggermente colorata. Io ho sempre la 120 e mi serve tantissimo anche per compattare un po' i rossori, quindi se voglio un effetto un po' total coprente, quindi diciamo quello che non sono riuscita a dare con il fondotinta lo do adesso anche con la cipria. Da quest'altro lato vado invece con una novità. Ho preso in super saldi, non so se avete visto o vedrete presto il video del mio Black Friday. Sto parlando di questo gioiello Guerlain. È una cipria, forse la cipria più costosa che ho. Sottilissima, super trasparente. Io non vedevo l'ora di provarla. Ha delle recensioni pazzesche. Io l'ho trovata, come dicevo, prima che l'ho trovata in super saldi per una profumeria che stava praticamente togliendo un po' tutto e quindi l'ho pagata a metà prezzo. Perfetta anche per il contorno occhi perché ha questa texture super leggera. Allora, da questo lato è come se sentissi più cipria, ok? Quindi è più asciutta la base. Da quest'altro è un po' più sticky, probabilmente perché la cipria è veramente troppo sottile, quindi devo metterne di più, che non so se è un pro e un contro, eh. Pesa non so quanto, 10 kg. A questo punto passiamo al contouring. Dal lato economico non potevo che non utilizzare la Bama Bama di The Balm, che è una terra super super versatile, fantastica perché è un colore freddo, non freddissimo, non so se riuscite a vedere. Opaca, ovviamente. Il colore, come dicevo prima, non è uno dei più freddi che ho, però fa il suo discreto lavoro e diciamo che mi evita anche l'applicazione del bronzing per scaldare un po' il make-up. Da quest'altro lato, invece, utilizzeremo il duo di Charlotte Tilbury. In realtà utilizzeremo solo la terra. Anche questa non è caldissima e non è freddissima. Forse è una tonalità più chiara della Bama Mama. Vedete, si assomigliano tanto, però questa qui di The Balm è un po' più scuretta. La adoro perché ha questa polvere super sottile che non segna, che non appesantisce. E diciamo che faccio un leggero contouring al naso, la faccio direttamente con questa e vado anche un po' a scurire la punta, no, la punta, questa parte qui per renderlo un pochino lì su, pochino però.
parte economica, utilizzerò un blush che è uno dei miei blush preferiti. Non so manco se esiste ancora, ma penso di sì. Kendra di Nabla. Vedete che è questo pesca, ragazzi, è stupendo. Se lo trovate sul sito, prendetelo perché è veramente, veramente validissimo. Dura anche tantissimo. Vedete, c'è dà questo effetto salute al viso molto tenue. Sembra proprio che viene da dentro di me questo fardettino piccolino, bellissimo. Da quest'altra parte più costosa, vado con un mix di questi due colori. Da questo trio di Anastasia Beverly Hills e utilizzo questi due colori per avvicinarmi un po' al colore Kendra di qua. Illuminante, parte economica, ero indecisa fino all'ultimo se usare sempre quello di The Balm, il Mary Lou Manizer. Ho questo qui di Peter Hack che fa la sua discreta figura. Io adoro gli illuminanti di Peter Hack perché hanno questo finish un po' più spesso. Quindi se amate l'illuminante un po' più strong può essere giusto per voi. Guardate che meraviglia che è. Questo è il numero 32. Guardate che è pazzesco. Da quest'altro lato invece andiamo con un illuminante Becca che è super caro. Questo è Champagne Pop, che è un illuminante super sottile. Mi sono uscite un sacco di pietrine sotto pelle in questo periodo. Fisso la base e utilizzo la nebbia fissante di Neve Cosmetics che fa il suo dovere. Da un lato. Da quest'altro utilizzerò l'Airbrush Flawless di Charlotte Tilbury. Ovviamente non me lo sono messo troppo da vicino, direte voi, Massima, sei proprio. Non so se riuscite a vedere, ma qui il correttore, nonostante sia il più sottile, mi sta iniziando un attimino a segnare di più questa rughetta. Il motivo non è il correttore, ma è la cipria che non è adatta per il contorno occhi, perché la Fit Me è una cipria mattificante. Va anche ad affinare la grana della pelle e infatti vedete che c'è riuscita, io ho i pori dilatati, come ovvio che sia. Mentre qui, avendo utilizzato la cipria, quella lì di Guerlain, super super sottile, non siamo andati a segnare il contorno occhi. Base super levigata di qua, base super levigata di qua. Insomma, non sembra che ho due fondotinta diversi, nonostante abbiano dei prezzi totalmente differenti. Ma trucchiamo gli occhi. Nella parte economica andiamo a mettere la rugiada per il make-up di Neve Cosmetics. È liquidino, se trasparente. Devo essere sincera, non è un primer che io ami, però ce l'ho qui. È l'unico primer più economico che ho, perché principalmente io utilizzo quello di Urban Decay, che infatti metterò da quest'altro lato perché ormai mi trovo bene con quello. Io non credo sia un primer caro, perché comunque sta sui 20 euro, ma vi dura una vita. Passo un filo di cipria, sia qui che qui. E adesso andiamo a fare un attimino la struttura del make-up. Diciamo che da questo lato economico utilizzerò gli ombretti di Clio Make-up, che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, secondo me. Possono definirsi economici. Invece, da quest'altro lato utilizzeremo Mamma Pat, quindi Pat McGrath. E la palette che utilizzerò io è la 7, se non sbaglio. È questa qui che ha questo colore super olografico, bellissimo. Metterò questo, faremo un po' una sfumatura graduale. Questi ombretti di Clio sono veramente validissimi, nonostante abbiano un prezzo abbordabile, secondo me. Si è fermato il mondo perché ho provato il colore olografico di Pat. Ve lo devo far vedere. Cioè, in base a dove batte la luce, è un verde lilla prugna. Parte economica andiamo ad applicare Liquid Mirror, che è questo ombretto minerale in polvere di Neve Cosmetics. L'ho messo qui nel tappino e ci ho spruzzato la nebbia fissante. Cioè, sbam. E da quest'altro lato utilizzeremo questo ombretto qui dalla palette che vi ho detto prima. Qui non bagnerò, non farò. Forse devo bagnare perché altrimenti dà questo effetto brillantinato molto lieve, che tra l'altro mi ha fatto anche fallout qui. Molto bene, Simona, brava. L'effetto è praticamente identico, cambia solo la riflettenza dei litterini, che in quelli di Pat hanno ovviamente più riflessi, ma questi di Neve, cioè, se la combattono benissimo, cioè, sono bellissimi. Mettiamo un po' di champagnino sul dotto lacrimale qui, per
dare questo punto luce ancora più strong. E lo stesso ombretto che ho messo sulla palpebra lo vado ad applicare con questo qui che è un po' più da sfumatura. Filo di eyeliner, da questo lato mettiamo il NYX l'Epic Ink, che poi tra l'altro è uno dei miei eyeliner preferiti, anche se mi esplode ogni tanto. Da quest'altro lato mettiamo quello di MAC in Cake, che io utilizzo poco, però è un ottimo eyeliner. Ho messo lo stesso prodotto nella rima, nella congiuntiva interna superiore. Da quest'altro lato sopra mettiamo la matita nera di Kiko. Lato economico utilizzeremo il mascara, questo qui che adoro di Kiko, sempre l'extra volume mascara. E da quest'altro lato il My Toy Boy di Diego Della Palma, che a mio avviso non è high cost, però diciamo che comunque non costa 10 euro, quindi può essere considerato anche un mascara più caro. Mamma mia, che cos'è questo mascara, ragazzi? È veramente meraviglioso. Le sopracciglia, come sapete, le ho tatuate, però devo ancora fare il ritocco. Lo tengo la settimana prossima. Per cui nel ritocco lei praticamente mi deve aggiustare alcuni peletti che se ne sono venuti nella guarigione. È una cosa che capita molto spesso e quindi si aggiusta proprio di prassi durante la seconda seduta. Principalmente solo in questa sopracciglia qui, dove utilizzerò la matita di Nabla Neptune, che è un po' il pelino pochino più scura del mio pelo, però va bene lo stesso. Da quest'altro lato, che tra l'altro è poco da correggere, vado con l'Anastasia Beverly Hills in Medium Brown. Queste matite, secondo me, sono praticamente identiche. Sulle labbra ho scelto questi due. Da un lato utilizzeremo un rossetto di Nabla dal nome Criminal Babe e dall'altro un rossetto di Illa Maska che si chiama Grown. Si assomigliano tantissimo. Quello di Nabla è sicuramente un pelo pelo più chiaro. Per applicarli dovrei mettere anche la matita labbra, però aspettate. Definisco comunque le labbra leggermente, lo faccio con un'unica matita e vado ad utilizzare questa di Nabla che è la Nude 6, vira al marrone. Però in realtà mi servirà esclusivamente per non far sbordare il rossetto, perché dopo comunque andiamo a sfumare il prodotto sulla matita. Ho anche leggermente aggiustato la forma, anche se vado un po' di fretta. E devo dire che non si vede proprio la differenza. Io ovviamente ho sfumato questo lato e questo lato. In video forse vi appariranno scure, ma sono scure. Solo che hanno un pizzico di rosso dentro, che non so, richiamano un po' il maglione. Era da molto che non truccavo le labbra così scure. Comunque, questo è il video finito. Appunto, siamo alla conclusione. Spero che vi sia stato utile e vi ho dimostrato che non è importante spendere tantissimi soldi. In fin dei conti, anche prodotti low cost possiamo esaltarli. Ecco, basta solo un pochino di manualità e utilizzare appunto i prodotti giusti per il tipo di pelle. Come dico sempre, non esiste il fondotinta universale per tutti i tipi di pelle e la stessa cosa vale anche per il resto del make-up. Io vi do un grosso bacio, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, che cosa vi piacerebbe vedere per i prossimi tutorial e i prossimi video. Vi do un bacione di nuovo e alla prossima!